Ciao ragazze, in questo video vi recensisco un nuovo mascara di Benefit che si chiama Roller Lash. Eccolo qua. Costa 26,50 euro come il The Real. È praticamente la riproduzione di un bigodino sul manico. È nero ed ha lo scovolino in questo modo. Quindi leggermente arcuato. Allora, cosa dire di questo mascara? Sinceramente un po' mi ha delusa. Mi ha delusa perché sì, incurva le ciglia, però non lo trovo particolarmente allungante né particolarmente volumizzante. Quindi come lo uso? Lo uso come base prima di mettere il The Real. Quindi per me non ne vale assolutamente la pena, però se vi piace un effetto molto incurvato che duri tutto il giorno, perché dura davvero tutto il giorno, allora ve lo consiglio. Comunque un effetto molto naturale. Adesso io ho gli occhi struccati, vi faccio vedere l'effetto su di me. Io ho le ciglia molto lunghe di mio, quindi le vedrete lunghe, ma in realtà l'effetto allungante del mascara è molto blando. Qua, così potete vedere la differenza tra le mie ciglia naturali e quelle col mascara. Adesso lo metto anche sull'altro occhio e vi faccio vedere con applicato solo il The Real, con applicato sopra, non solo. Quanto è difficile truccarsi in webcam, non potete capire. Perché si vede tutto storto, spostato rispetto. Ok, allora su quest'occhio io proverò a mettere sopra il The Real. Con questo veramente le ciglia salgono a un altro livello. Ok, il mio mascara sta anche per finire, quindi ripesco. Direi che la differenza è piuttosto palese tra un occhio e un altro, quindi vi ripeto, effetto naturale, roller lash, è nero, bello intenso, mi è caduto per terra, dura tutto il giorno, e non cola, non macchia, veramente durata pazzesca. Se invece amate un effetto volume, che poi qui ho messo solo una passata di The Real. Ma aggiungendone davvero il volume diventa pazzesco. Perciò dicevo, se amate
Invece il volume, o come me avete ciglia chiarissime per cui avete bisogno proprio di volume, le avete anche sottili. Allora vi consiglio assolutamente il Day Real, sempre di Benefit. E magari sì, se le avete dritte usate come base il roller lash, però secondo me il Day Real resta imbattibile. Alla prossima, ciao!